Ha rischiato di essere linciato il 22enne che alla guida della sua auto ha travolto e ucciso Romeo Golia, un bambino di soli 11 anni, il 5 agosto in via Appia Terracina. Il dramma è avvenuto davanti agli occhi di diverse persone che, come scrive il Messaggero, hanno urlato contro l'automobilista. Qualcuno lo ha preso a spintoni e stava per aggredirlo, quando gli agenti della polizia locale, prima che la situazione degenerasse, lo hanno portato via. Il conducente, un 21enne originario di Fondi, è stato indagato per omicidio stradale. Il giovane, una volta portato in ospedale, è risultato negativo all'alcol test. Ora sono in corso gli esami tossicologici per capire se il giovane al momento dell'incidente guidasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La mamma del bimbo ha deciso per la donazione degli organi.